a guardare proprio il pelo, perché ci ha messo in collegamento con un altro, con una realtà vastissima in Italia di persone, di amministratori che hanno lo stesso sentimento. E ci ha fatto proprio conoscere un'altra, io non la conoscevo, devo dire la verità, io fino al 2002, prima di cominciare a fare sindaco, di partire per questa esperienza avventura, avevo una sensibilità, ma nel momento in cui ci si è misurati con la, l'amministrazione locale in maniera così diretta, questa consapevolezza e sensibilità è aumentata, si è cresciuta, ma tutta la nostra, il nostro gruppo ha proprio, c'è stato una, un moto quasi naturale nel misurarsi con la terra, la gestione del territorio e del, dei rapporti della, della comunità, del modo proprio di stare insieme come, come persone che si sentono incaricate di, non dico di una missione perché è un termine, però di un incarico pubblico, obbligati a recuperare alcuni valori che oggi sono davvero persi in Italia, perché la politica oggi in Italia è questa. La politica oggi in Italia è Mastella che va a prendere le torte in faccia con una ragazza succinta. Adesso non vorrei semplificare troppo, però oggi il politico non perde il proprio tempo, non spende il proprio tempo per pensare ad un'idea di futuro diversa, ma cerca soltanto di rincorrere il consenso nell'ottica delle prossime elezioni, della prossima scadenza, e quindi avere maggiore visibilità, e quindi poter avere qualche passaggio in televisione, una comparsata, un dibattito, e ha perso proprio il... io lo ricordo Enrico Berlinguer nelle tribune politiche, ogni tanto lo vado a guardare su YouTube, lo guardo insieme a... A me manca avere comunque il valore di un esempio che sia possibile far vedere ai giovani o anche agli anziani, o comunque dare un elemento di, che non è novità, la novità è questa, credo che bisogna liberarsene al più presto. E tornare alla polis, questo è quello che abbiamo cercato di fare, con estreme difficoltà, perché poi davvero amministrare un comune è molto difficile. Bisogna diffidare da quelli che dicono, ogni tanto mi capita di fare alcuni incontri con delle liste civiche, anzi delle liste civiche in formazione che ancora devono costituirsi, che mi dicono, no però il nostro sindaco mi ha detto che è difficile fare l'amministratore, quindi ha detto di lasciar perdere che ci pensiamo noi, che siamo i professionisti, no? E quindi noi, dicono questi ragazzi, ci abbattiamo, quindi non ha... è difficile fare l'amministratore locale, ma è difficile come tutte le cose, è difficile soprattutto se lo si può fare nell'ottica del bene comune, cioè del ritorno alla polis. Noi facciamo nella nostra maggioranza delle litigate pazzesche, non sull'urbanistica, ma per litighiamo per ottenere il massimo risultato dalle poche risorse che abbiamo, e quindi tu sei troppo cattivo con il tuo assessore perché non gli vuoi dare i soldi che gli servono per fare quell'iniziativa? No, tu sei troppo buono con l'ufficio tecnico perché lo devi far rigare dritto, deve essere più efficiente perché non abbiamo i soldi per fare la manutenzione del cimitero. No, questi sono i meccanismi che quando si è d'accordo sul bene comune si vive in un'amministrazione locale. Invece le giunte cadono nel 99% dei casi sull'urbanistica, quando non si sono messi d'accordo su quel terreno di chi è, lo trasformiamo, quell'altro di chi è, non lo trasformiamo, e lì non ho mai sentito una giunta che cade sui libri da acquistare in biblioteca, mai. Le giunte cadono perché non si sono trovati d'accordo sul piano integrato di intervento, sulla lottizzazione X o Y. Nel svolgere questa nuova avventura, ciascuno di noi ha pian pianino maturato una diversa concezione proprio della polis, andando a recuperare la vecchia definizione di Aristotele, cioè lavorare per la comunità, per il bene comune, e lavorare per non domani o dopodomani, ma per le prossime generazioni, perché nel momento in cui, tornando all'immagine del pezzo di terra che viene, nel momento in cui quello si asfalta, si copre, è perso, è perduto. E quindi avere una politica che va a tutelare il territorio è un investimento ed è un dovere nei confronti di chi verrà dopo di noi. C'è l'ultima slide, eccola qua. Chiudo con queste tre immagini che cercano un po' di
dovremmo curare appunto la terra, ma dovremmo farlo cercando un'altra politica, e un altro modello. Noi assistiamo oggi ad un dibattito che sostanzialmente lo vediamo un po' in tutti i talk show che vengono proposti dalla televisione, è uno scontro fra due posizioni che cercano di combinare tre ingredienti con gradazioni diverse. È la stessa partita, si gioca a calcio, no? E quindi già il fatto che si gioca a calcio, abbiamo due squadre, e io mi colloco in una parte del campo che è avversa a quella, l'avete sicuramente capito, di Berlusconi, del centrodestra, da questa parte del campo. Però la partita che si sta giocando, Berlusconi ha i 3-4 ingredienti che vengono utilizzati oggi, è bravissimo a combinarli. Forte individualismo, grande sottolineatura degli elementi della crescita, dello sviluppo, della competitività, bisogna, no? Quindi lui impersonifica benissimo quella parte del campo, hanno dei fuoriclasse in questo, comunicatori, costruiscono una realtà artefatta, sono. Da questa parte del campo invece ci sono un po' di brocchi, bisogna dire che ci sono un po' di brocchi, perché si cerca di combinare gli stessi elementi, no, perché non è che si cambia gioco, crescita, sviluppo, competitività, Bersani è bravissimo a dirli, questa combinazione qui riesce davvero, un tempo forse era un po' più credibile di oggi, perché comunque aveva fatto delle cose che dal punto di vista mediatico avevano suscitato molto interesse, le liberalizzazioni, no? Vi ricordate? Però è una partita sullo stesso terreno di gioco, si gioca a calcio e loro sono più forti a giocare a calcio, non ce n'è, sono più bravi. Noi magari mettiamo un pizzico di solidarietà, però io, come dice la parola competitività, Enrico Letta non la dice nessuno. Ai dibattiti di competitività, a me, per me che affondo la mia storia politica personale in una casa del popolo, a me competitività non mi piace proprio per niente come termine. Cosa significa essere competitivo? Cioè rubare posti di lavoro a qualcun altro da qualche altra parte del pianeta, da qualche altra regione d'Italia? La competitività è questa, Cioè bisogna essere competitivo nei confronti di chi per poter portare qua investimenti e quindi rubare a qualcun altro, perché comunque è somma zero. La mia ricchezza, siamo ancora nel discorso dell'inizio, no? La mia ricchezza deve andare a discapito della proprietà di qualcun altro. Io voglio essere solidale, non voglio essere competitivo. Perché devo combinare quindi la crescita, lo sviluppo, il PIL, ancora che... credo che se davvero si vuole trovare un altro modo di fare politica, un'altra politica, cercare un altro modo, bisogna prendere quel pallone di calcio, buttarlo in tribuna e andare a giocare a rugby. Cambiare completamente gioco. Cioè combinare, disegnare una prospettiva differente. Che... cerchi di dare un messaggio che non sia sullo stesso piano di chi propone e chi governa oggi questo paese, ma che sia un'ambizione a... prendo a prestito una frase bellissima che mi ha insegnato Michele Dotti, che abbia un po' di nostalgia del futuro. Ogni tanto in questi incontri emerge tra chi partecipa una sensazione di speranza, no? Che si spera che venga qualcuno, l'uomo nuovo, l'idea nuova, no? Che una volta si chiama magari Nicky Vendola, o qualcun altro, un personaggio politico che dia la speranza di cambiare le cose. E i cittadini si sentono un po' affidati a questa... Io penso che bisogna cambiare, sono convinto che sia proprio una metafora giustissima, passare dalla speranza alla nostalgia del futuro. Che la nostalgia è quel moto naturale che ci porta a voler tornare in un luogo dove siamo già stati, e lo facciamo con... però obbliga noi, ci porta noi ad andare là, siamo noi che vogliamo tornare nel paese delle vacanze dove abbiamo dato il primo bacio, non vogliamo che ci torni qualcun altro, non speriamo che arrivi qualcuno che vada a dare il bacio alla nostra fidanzata, vogliamo andarci noi, la nostalgia è quella, tornare indietro. La nostalgia del futuro è qualcosa che dovrebbe coinvolgere tutti ad andare loro in prima persona in un posto diverso, che è il futuro, dove le cose possono essere in maniera costruite in maniera differente e costruite nell'interesse di tutti e non nell'interesse di piccolo ritorno immediato o della propria parte politica, ma che abbia un interesse generale, che è quello di chi dovrà vivere questo paese, questo pianeta dopo di noi.
Io vi ringrazio, se sono stato